My consolations, my anticipation keeps me smiling every time I think you're away. I see morning showers while away my hours. I'm writing you to say I'm on the right track now. Questi lo conosciamo tutti, è Michelangelo. Una volta protagonista del lato A delle banconote da 10.000 lire, uno dei più grandi artisti riportato su un supporto tecnologico antispacciatori di grande efficacia. Questo è un hub, dall'inglese si traduce mozzo, il mozzo di una ruota per esempio, in cui confluiscono o da cui si diramano i raggi della stessa. Insomma, un punto di confluenza, come questo hub in cui sono inseriti numerosi cavi USB, quelli che utilizziamo ogni giorno al nostro computer per scaricare video, foto, informazioni. È così che è nato Mic Hub, dove Mic sta per Michelangelo, ovvero l'arte, e Hub sta per scienza e tecnologia e soprattutto il loro raccordo. Perché questa è la mission del nuovo polo voluto dalla Fondazione Pescara Abruzzo, MICAB, cantiere della creatività e della conoscenza, luogo di riferimento per le arti, la ricerca, la formazione e la loro capacità di anticipare il futuro. Per chiudere il cerchio, il MICAB è a Pescara, dove? In via Michelangelo. Onnipotente ed eterno che affidi le risorse a un unico di cuore. Il nome di battesimo del plesso. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito, per coloro che temono e amano il Signore. E in ogni circostanza cerchiamo il suo paterno aiuto. Le opere degli uomini amanti della giustizia e della pace promuovono la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Allora, viva e viva! 1, 2, 3, via! Declinerà il futuro al presente senza trascurare in alcun modo il passato. Dunque è un progetto che da subito si evidenzia per essere ambizioso e innovativo, che rappresenta una visione che nell'attenzionare il futuro in termini di anticipazione dello stesso si sforza di unire arte, scienza e cultura. Guardate bene, non esistono esperienze simili neanche come pratiche sperimentali nel nostro paese e in Europa, e dunque da questa parte del vecchio continente che con questo progetto vogliamo finalmente far tornare d'attualità e far recuperare il diritto di cittadinanza alla visione rinascimentale che univa le scienze, le arti e le tecnologie, e che solo nella prima parte del Novecento si era tentato di reinterpretare e riproporre, e poi purtroppo attraverso il movimento Bauhaus, e poi purtroppo tutto è stato messo nel dimenticatoio. Ma capiamo tutti dalla vita quotidiana, dall'esperienza di vita quotidiana che ciascuno di noi vive, che ormai è difficile tenere scisse queste dimensioni. Sempre più le stesse si integrano. Questo contesto che prevede scienze, arti e formazione è un contesto veramente foriero di grandi innovazioni. Perché ci aiuta l'arte? Perché da una parte ci invita a sviluppare e affinare il nostro pensiero critico, dall'altra, attenzione, ci aiuta a vivere meglio. Perché adesso anche in questo caso qui ci sono studi interessantissimi di psicologia cognitiva che ci dicono chi studia non necessariamente deve essere un laureato in lettere o in storia, ma chi continua a studiare arte o partecipa a eventi artistici o continua a leggere narrativa, i cosiddetti classici, riesce a sviluppare delle competenze che sono fondamentali nei contesti lavorativi attuali. Due su tutti: primo, saper vedere un fenomeno nella sua interezza,
Due, saper interagire con l'altro, dove altro può avere qualsiasi significato. Altro può essere di un'altra cultura, può essere di un'altra disciplina, può essere di un altro paese. Su questo l'arte e l'intersezione tra arte e scienza diventano fondamentali. All'inaugurazione particolare rilievo è stato dato alla sezione espositiva Imago Museum Arte Povera e Oltre, ospitata al livello meno 1 del complesso, in collaborazione con la Fondazione No Man's Land. La mostra rappresenta un'importante ricostruzione storica delle installazioni realizzate da artisti di fama internazionale come Luciano Fabbro. Ecco, cioè proprio essere in quasi concreto, ecco, sia nel fare che nel pensare. Yannis Kounellis. Però dopo Masaccio la pittura è chiaramente una logica. È relativo, cioè quella cosa del colore è legato all'artigianato. Mario Merz, Vettor Pisani. La Vergine, esposte a Pescara tra il 1975 e il 1978 presso l'allora bagno borbonico in Via delle Caserme. È stato ricostruito anche il contesto interpretativo di una cella carceraria immaginaria, per ricordare che Ettore Spalletti creò nel 1976 l'installazione Site Specific per il bagno borbonico. Tra le opere ammirabili, l'allestimento teatrale di Luciano Fabbro è stato presentato il giorno stesso dell'inaugurazione con una performance interpretata dall'attrice Carla Tatò all'interno del famoso cubo specchiante che riflette il pubblico in un'esperienza unica ed immersiva. La mostra offre anche una riflessione critica sugli spazi e sulla memoria, come nell'opera di Yannis Kounellis che evoca il dramma della modernità, o nell'installazione di Ettore Spalletti che con delicatezza poetica rievoca la condizione carceraria del luogo di ambientazione. Mario Merz esplora il concetto di crescita esponenziale con la sua progressione numerica di Fibonacci, mentre Vettor Pisani con il lavoro Il coniglio non ama Joseph Beuys intreccia ironia e memoria. Negli ambienti attigui è stato possibile, sarà possibile ammirare le proposte di artisti internazionali come Jimmy Duran, Alberto Garutti, Fabrice Haiber, Gulsun Karamustafa, Felice Levini, Lim, Donatella Spaziani e Leonid Tiskov, tutti presenti al cantiere aperto in contrada Rota Cesta di Loreta Prutino. Buongiorno a tutti, porto il saluto naturalmente della Fondazione Pescara Abruzzo che in queste contrade ha le proprie radici storiche. Per un cambiamento sociale ed etico con un'unica parola d'ordine che è l'accoglienza. Un ricordo, mi dice Dora, a Marianne Friedman, presidente onorario della Fondazione di No Man's Land. Tra opaco e luminescente, una parola, una poesia. Opalescente. La stessa Fondazione Pescara Abruzzo ha voluto modificare il proprio statuto con consenso delle autorità di vigilanza per prevedere una partnership sistemica e duratura nel tempo tra la stessa e la Fondazione No Man's Land, perché No Man's Land è e dovrà continuare a essere intesa come una proiezione importante internazionale nell'arte contemporanea, a cominciare da bacino inestimabile per valore artistico accolto nella contrada di Loreto, Rota Cesta, che è una delle più importanti e forse unica esperienza al mondo di arte, io non posso dire povera perché non si tratta di arte povera, di un modo particolare, speciale, molto, molto riversato sulle tematiche ambientali dell'arte contemporanea. Pochi numeri per dare il senso di questo progetto. Intanto il lotto dà vita a un vero e proprio mini campus urbano nel cuore più strategico della stessa
città, io voglio sottolineare, dell'area metropolitana, perché questa è tutta un'area della città di Pescara che non è, non può essere concepito al servizio solo dei cittadini di Pescara, ma ci deve sforzare tutti, tutti, di intenderlo come la prima piattaforma di servizio all'intera area metropolitana. La stazione non è di Pescara, la stazione è di tutta l'area metropolitana. E dunque tutto ciò che ruota intorno alla stazione, da questo momento anche questo complesso, non è un riferimento solo alla città di Pescara, ma è e vuole essere un motore di animazione, prima di tutto, dell'intera area metropolitana. Si realizza in questo modo, insieme al dialogo tra passato e presente, anche quello tra locale e globale, e tra esperienza umana e natura. Mentre nel giardino d'ingresso è possibile ammirare l'opera di Franco Summa, Enarché, del 1979, che invita il pubblico a fermarsi di fronte a 15 ritrovamenti, tra virgolette, che evocano un'archeologia della memoria attraverso forme archetipe e simboli che richiamano l'eternità dell'architettura e la storia umana. Qual è stato il costo dell'intera operazione? È stato di poco meno di 10 milioni tra l'investimento iniziale per acquistare il complesso immobiliare preesistente e poi per sostenere l'investimento del progetto stesso. Uno degli spazi è riservato all'allestimento teatrale di burattini del maestro Bruno Zenobio, che offre un'esperienza accattivante per avvicinare grandi e piccoli a una tradizione artistica affascinante, rivisitata in chiave favolistica e onirica attraverso l'uso di materiali poveri e destinati altrimenti al consumo del degrado e alla dissipazione. Il teatro di posa, il primo permanente nel genere in Italia, realizzato in collaborazione con l'IFA, Scuola di Cinema. È un luogo dedicato in particolare alla formazione di maestranze specializzate nella cinematografia. Qui giovani talenti potranno sperimentare tecniche avanzate di ripresa e regia, contribuendo alla crescita del settore audiovisivo locale e nazionale. MICAB ospiterà anche il Master Accademico Filmmaker dell'Arte, organizzato da Isia Pescara Design, un programma innovativo che intreccia arte e cinema, formando nuovi professionisti in grado di raccontare l'arte attraverso il linguaggio audiovisivo, esplorando nuove metriche espressive e tecnologie di ultima generazione. Infine, il progetto MAVA, Museo Archeologico Virtuale Abruzzo, curato sempre da Isia Pescara Design, rappresenterà un ponte tra passato e futuro grazie alla creazione di un museo virtuale che utilizza le tecnologie digitali per valorizzare il patrimonio archeologico abruzzese, rendendolo accessibile a un pubblico globale. MIC Hub si configura così come un centro polifunzionale e dinamico, dove creatività, tecnologia, saperi si fondono per dare vita a un ambiente stimolante e innovativo, funzionale ad anticipare il futuro e capace di offrire opportunità di formazione e crescita professionale lungo le frontiere più progredite delle nuove competenze che supportano le grandi transizioni ambientali e digitali.